Grigoletti di Pordenone, una scuola di larghe vedute, ho visto, c'è un gran parco, ci sono spazi enormi, insomma, sì. Con la dirigente Parin. Buongiorno, sì, abbiamo la fortuna di avere uno spazio meraviglioso, veramente, la fortuna di essere in un unico edificio, contrariamente a molte altre, al destino di molte altre scuole, abbiamo anche rinunciato ad espanderci, abbiamo istituito il numero chiuso proprio per poter rimanere in questo edificio dove abbiamo tutte quante le risorse necessarie, i laboratori, le palestre, siamo un po' stretti come aule, ma con l'ingegnosità ruotando abbiamo istituito le aule materia per questa cosa e quindi riusciamo a starci dentro lo stesso. Come è articolato l'istituto? Allora, noi abbiamo tre indirizzi, l'indirizzo scientifico che è l'indirizzo originario dalla nascita, l'anno prossimo ricorre l'ottantesimo del Grigoletti, e lo scientifico con opzione scienze applicate che è una visione un po' diversa dal scientifico tradizionale, quindi senza latino, con informatica e più ampio spazio alle scienze, e poi abbiamo linguistico a sua volta articolato in ESABAC, dove studiano inglese, francese e tedesco con diploma finale binazionale, quindi ottengono sia il diploma italiano, laurea nei due stati, sia quello francese, il baccalaureato francese, e negli altri indirizzi classici, diciamo, del linguistico, le lingue studiate sono l'inglese sempre, il tedesco, più spagnolo e russo. Il pordenonese è una realtà vivacissima dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista culturale, ultimamente addirittura rilanciato con Pordenone, eccetera, eccetera. Il Grigoletti come si inserisce su questo territorio? Beh, il Grigoletti tanto si inserisce storicamente, essendo stata la prima scuola superiore di Pordenone, ma quelli erano altri tempi, diciamo che adesso noi abbiamo, soprattutto anche con l'alternanza scuola-lavoro, abbiamo attivato degli ottimi rapporti con le realtà lavorative che sono più a noi affini, diciamo, quindi soprattutto noi lavoriamo con professionisti, studi di avvocati, architetti, ingegneri, veterinari, medici, le realtà ospedaliere della zona e altro che sicuramente con le università, con biblioteche, eccetera, eccetera. E ci situiamo bene, nel senso che i nostri ragazzi sono riconosciuti per la loro ottima preparazione. I dati di Eduscopio ci confortano perché vanno molto bene poi nel proseguimento universitario e abbiamo diplomati all'estero in posizioni importanti ovunque, cioè ogni tanto vengono a trovarci e ci raccontano e abbiamo veramente delle grandi, grandi soddisfazioni. Dovesse indicare un testimonial che è uscito dal Grigoletti e ha portato il nome di Pordenone da qualche parte? Oh mio Dio, tanti, sì. Dovremmo andare a vedere proprio nell'annuario perché abbiamo avuto tantissimi. E poi è bellissimo vedere la gente che arriva qua, persone anche di una certa età, che però ci tengono a dire anch'io, sa, mi sono diplomato al Grigoletti, quindi è questo orgoglio nostro, sì. Benissimo, grazie professoressa. Chi era Michelangelo Grigoletti? Michelangelo Grigoletti era un pittore neoclassico della seconda metà del 1800. È nato e cresciuto a Rorai Grande, Pordenone, da una famiglia contadina. Ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Venezia grazie all'aiuto dello zio. E la nostra scuola è intitolata a lui poiché crediamo che sia stato un personaggio molto importante e influente di Pordenone. Siamo al corso di fisica, al CLIL. Cos'è il CLIL? Il CLIL è una classe sperimentale che il liceo propone, in cui sostanzialmente le materie che facciamo vengono in parte insegnate in lingua inglese,
perciò sostanzialmente tutte le materie, a parte quelle tipo italiano o religione o ginnastica. E si parte da un 10% delle ore in prima fino ad arrivare a un 50% medio in quinta. Facile, difficile? Dipende perché può essere non facile ma comunque impegnativo, e spesso i professori comunque pretendono un certo livello da parte nostra. Siete in quinta, tu da grande cosa farai? Spero il medico. Il medico? E la fisica ti aiuta o non ti aiuta? È una materia come tutte le altre, utile comunque per ampliare la mia conoscenza. Ho capito, con i docenti come va? Bene, bene. Allora, qui abbiamo un olimpionico di matematica, sì, una responsabilità tremenda. Sì, perché, allora, è un po' complicato, nonostante mi piacciono un sacco, il motivo per cui le faccio, perché proprio mi piace farle, mi diverto. C'è anche un po' di senso di responsabilità, sì, perché ogni anno viene formata una squadra, e nel momento in cui sei dentro la squadra devi cercare, insomma, di passare la fase provinciale, cercare di arrivare alle nazionali, perché la scuola ha anche una certa reputazione. Voi ci arrivate sempre poi alle nazionali? Oddio, siamo sempre arrivati, sì, non so quando è stata l'ultima volta che non siamo riusciti ad arrivare, ma adesso, se tutto va bene, anche questo anno dovremmo riuscire, per cui diciamo. Dov'è o qual è il fascino della matematica, dei numeri? Ah, diavolo, questa è complicata. Per me, credo sia, a parte il fatto che mi diverte proprio, c'è piacere nel riuscire a trovare la soluzione a un problema. Il fascino della matematica viene probabilmente nell'eleganza, perché soprattutto nelle Olimpiadi di matematica i problemi sono strutturati in modo che ci siano molteplici soluzioni, e molto spesso quando si riesce a trovare quella più semplice è quella più soddisfacente, perché sei riuscito a trovare qualcosa di facilmente comprensibile che ti porta a un risultato. L'ultima cosa, facile e facile, è tutto misurabile? È tutto misurabile? Grazie. Questo è l'esperimento di Thomson ed è una verifica sull'effetto parassita delle correnti. Cioè, quando si genera una corrente indotta su questo nucleo, questo anello risente della corrente indotta e a propria volta produce un campo magnetico che si oppone a quello che sta lì sotto, e quindi io vedo l'anello che parte. Basta così. Ci spiega cos'è questo ESABAC? Allora, siamo nel bel mezzo di una discussione proprio sull'ESABAC, che ha molti aspetti positivi e secondo gli alunni anche qualche piccolo diciamo elemento o negativo, comunque, su cui stavamo proprio discutendo. Allora, è un corso, adesso loro lo potranno dire meglio comunque perché hanno le idee molto chiare, è un corso che secondo noi dovrebbe essere di eccellenza, cioè dovrebbe, oltre alle tradizionali materie del liceo, diciamo dare la possibilità di fare una materia in un'altra lingua, cioè storia in francese. Ecco, di questo stavamo proprio discutendo, perché stavamo riprendendo un lavoro, io l'altro anno ho fatto storia in terza, quest'anno hanno un altro insegnante, stavamo riprendendo un lavoro fatto l'altro anno per confrontarci su questo tema, cioè chi sono gli altri per noi, le relazioni umane. Ecco, l'ESABAC dà questa possibilità di confrontarci, perché intanto è un accordo binazionale, quindi Italia e Francia si sono confrontati sui programmi, e stavamo vedendo appunto, in particolare era questo il tema, se nel nostro rapporto con gli altri prevale il conflitto o la possibilità di essere tolleranti, di trovare un punto di accordo, e stavamo appunto discutendo di questo. Per i dettagli però secondo me è meglio che sentiate loro. Assolutamente. L'ESABAC, essendo un corso di eccellenza, possiamo dire che mette in relazione sia la cultura italiana che la cultura francese, perciò presenta anche delle note che io definirei molto positive, perché la cultura generale e tutto il resto che questo corso può offrire è comunque ampia, perciò è un corso d'eccellenza per un motivo. Siete già stati in Francia oppure vi aspettate di andare in Francia? Vi interessa, non vi interessa? Sì, siamo stati l'anno scorso come stage linguistico in Costa Azzurra a Cannes, e poi abbiamo visitato altri luoghi. Turistici? Sì. Bene? Sì, è stato interessante, bello, sì. Immagino. No, a parte gli scherzi, da grandi chi andrà in Francia?
chi è affascinato dalla Francia, chi lavorerà in Francia? C'è qualcuno che ha un'idea del genere oppure non è così attrattiva? L'ho presa in considerazione, cioè sto prendendo in considerazione l'idea, anche se non è una certezza, diciamo. Sto tenendo aperte diverse opzioni, insomma. Capito. Cos'è che ti affascina nella Francia? Mi piace molto la cultura, le tradizioni, la lingua, mi piace tantissimo, la lingua preferita, però insomma non è una cosa certa, insomma. E ovviamente anch'io non ho ancora certezze chiare su cosa vorrò fare in futuro, però credo comunque di considerare la Francia, se non altro per un periodo, per esempio un Erasmus o una magistrale, o comunque per viverci per un periodo, ma non credo fin da subito né per tutta la vita. Scienze applicate è un'opzione del liceo scientifico, è un'opzione in cui prevale l'area matematico-scientifica e anche tecnologica. Infatti gli studenti già dal primo anno hanno 2 ore di informatica. La parte preponderante, appunto, come già detto, è quella scientifica, tanto che nel triennio, proprio per scienze, fanno 5 ore settimanali. Lo scopo delle scienze applicate è quello di ampliare appunto le conoscenze, ma anche l'utilizzo del metodo scientifico e l'applicazione in tutti gli ambiti. Quindi diventa più importante l'uso anche del laboratorio rispetto a uno scientifico, diciamo, classico. Io sono Elia Castellarin e ho scelto il liceo scientifico scienze applicate perché, essendo io non bravissimo in lingue, preferisco fare un scientifico applicato in cui si concentra più sull'informatica e comunque sulle scienze, visto che appunto sono più bravo in scienze che in italiano o in altre lingue, e quindi scegliendo questo indirizzo mi concentro più su quello che mi piace, appunto, e quindi ho scelto più perché mi piace, più perché invece... Oddio. Un po' di inglese ti servirebbe però, no? Sì. Un po' di inglese sì, ma comunque diciamo adesso cerco di migliorarmi anche un po' nelle lingue che mi servono, invece più che altro nelle altre lingue, come le lingue morte, come il latino, che questa cosa non serve perché non si parla più. Nell'informatica credo non sia. Sì, non serve il latino nell'informatica. Molto bene. Tu perché sei qui? Perché volevo mettermi in gioco e perché preferisco le materie scientifiche rispetto a quelle... come italiano e le altre. Latino sinceramente non mi interessava molto, preferivo provare a fare informatica per provare una cosa nuova e perché secondo me mi servirà di più nel futuro. Università cosa? Non ho ancora deciso, però la farò. Beh, questo è il minimo. Tu? Ho scelto questo indirizzo perché non... preferivo studiare materie più in ambito scientifico rispetto alle lingue o materie classiche. Cioè, lui che ha dettato la linea, ha detto tutti rispondete come lui. Difficile o facile? Le materie scientifiche per me non sono un grande problema, però faccio più fatica con materie di lingua, però comunque me la cavo in tutti gli ambiti. Da grande? Farò un'università e non qualcosa comunque in ambito tecnico-scientifico. Inevitabilmente, sì. Ho capito. Qualcuno che andrà a fare il calzolaio c'è? No, a parte gli scherzi. Tu da grande cosa farei? Vorrei fare medicina. Medicina. Infatti ho scelto le scienze applicate perché penso ci siano molte più opportunità, mi aprono molte più porte. Okay. Tu chi sei? Io sono Anna Pietrobon, faccio la prima CSCA e ho scelto scienze applicate perché a me, come hanno detto anche gli altri, mi piacciono le materie scientifiche e anche se di matematica alle medie non mi cavavo molto bene, però quest'anno ho visto che sono migliorata rispetto agli anni scorsi, quindi mi ha motivato anche di più. Poi il fatto che faccio informatica, anche quello, come ha detto il mio compagno, è una materia nuova e quindi mi ha invogliato sempre di più. E da grande mi piacerebbe fare la veterinaria e credo di aver già scelto 2 università, quella o di Padova o di Bologna. Esatto. E... come sono i professori qui? Allora, i professori con quelli che ho io mi trovo molto bene, riesco a capire quello che mi spiegano
Sì, va bene. Posso parlare. Benissimo, benissimo. Quali sono le difficoltà più grandi? In realtà non ci sono tante difficoltà, cioè è una scuola comunque impegnativa in cui ti devi mettere a studiare, però comunque se sai che devi farlo ci riesci. Chi è uno smanettone qua, così vediamo cosa c'entra la scuola con il computer e con le app? Vediamo un attimo, qui avete faccia da smanettoni, quindi tu sei un nativo digitale, come si dice, o no? Sì. Forse sì. Senti, si studia informatica, ma questo va ad aumentare le tue conoscenze che hai già sul computer, sulle app, eccetera, eccetera, oppure impari qualcosa di nuovo? Beh, sì, di certo da grande queste cose ti saranno utili. E niente, penso che l'informatica sia importante per tutti quanti. Anche per quelli che non fanno un lavoro specifico servirà sicuramente avere una conoscenza. Ho capito. Tu a livello informatico a casa cosa fai? Ho il computer, lo uso quotidianamente. Quante ore? Due. Sì, un paio. Sì, ma anche per scuola, non solo anche per giocare. Per scuola, capito. Sì. Vi lasciano gli smartphone in classe o no? No, assolutamente no. Ed è una buona idea o no? Sì, perché il telefono è fonte di distrazione. Io in futuro non vorrei fare un lavoro con una base scientifica, infatti vorrei buttarmi più sul mondo artistico, però ho scelto questa scuola perché volevo avere una base solida, perché in 5 anni si può cambiare idea. Quindi secondo me questa scuola ti dà sbocchi su... Impensabili. Sì, un po' a tutti i campi, e la trovo anche, cioè, ti dà molte opportunità future ed è al passo, cioè secondo me fare anche informatica ti dà una marcia in più al tempo d'oggi, secondo me. Quante ore di disegno? No, ne facciamo veramente poche, infatti no, non vorrei buttarmi sull'arte in quel senso, più danza, recitazione. Quindi è proprio il posto giusto questo? Sì, cioè ho scelto questa scuola perché mi piace adesso, ora come ora, mi piacciono queste materie, quindi... Scusa, poi cosa state facendo? Non siete in classe? No, abbiamo un'ora alla settimana di laboratorio in cui possiamo fare dei murales nella scuola. Noi stiamo facendo un disegno geometrico e stiamo appunto disegnando dei rombi che poi dipingeremo con diverse sfumature. E quindi sì, ci sono diversi murales intorno alla scuola per renderla meno grigia. Ho capito. Tu stai lavorando di brutto? Io sto prendendo le misure per costruire i rombi e quindi comunque abbiamo scelto i rombi come forma geometrica perché è molto ordinata e ci dà l'aria di rappresentare anche questa scuola qua. Ho capito, quindi una scuola ordinata. E i colori quali saranno? E abbiamo pensato di fare colori dell'arcobaleno oppure colori tipo pastello. Chi sceglie? Noi. Tutte insieme. Ma a voto oppure no? Ma faremo una piccola assemblea in tre. Il frisbee non è soltanto un divertimento magari sulle spiagge della California, ma è anche una disciplina sportiva, e qui al Grigoletti si insegna. Spiegaci qualcosa. Allora, durante le lezioni facciamo una prima fase di apprendimento in cui ci insegnano per esempio i vari colpi come il dritto e il rovescio, e successivamente si passa alla fase di gioco proprio del sport del frisbee, in cui ci dividiamo in due squadre. E l'obiettivo di una squadra è quella di fare punti toccando il canestro con il frisbee. Ah, e quando è cominciata questa vicenda così, così curiosa, singolare, non l'avevo mai incontrata? È cominciata proprio ieri, abbiamo iniziato giusto ieri a fare allenamento. Ma si fa all'esterno oppure anche al coperto? Possiamo farlo sia all'esterno che al coperto. Ieri per esempio abbiamo fatto al coperto e vediamo se probabilmente la prof vuole, potremmo fare anche all'esterno. Ho capito, la difficoltà di questa cosa in cosa consiste? Beh, intanto bisogna avere una buona mira per riuscire a mandarla dove si vuole. Bisogna anche cercare di mandare il disco con la giusta angolazione, perché altrimenti si rischia di fare l'effetto boomerang. E in più il tiro dritto è molto complicato perché tutti l'hanno provato e non gli viene mai, non viene giusto a nessuno. E
Quindi tanta pratica, tanto allenamento. Sicuramente continueremo a fare pratica. Ho capito, ma sono più portati, ragazzi o le ragazze? Dipende dai ragazzi e dalle ragazze. Per esempio, sei meglio tu o lui? Non lo so. Lei. Sì, dai, sì, dai. Spiegami bene, è come il basket, bisogna buttarla in canestro. In un certo senso sì, bisogna cercare di colpire con il frisbee l'anello di ferro che c'è sul tabellone. Se si riesce a metterlo dentro il canestro, poi si riescono a prendere due punti. Una regola è che bisogna stare fermi quando si è ricevuto il frisbee. Cioè, al massimo si può fare una torsione, ma bisogna muoversi mentre si lancia. E poi bisogna stare a una distanza di braccio. Quindi se una persona si può stare troppo appiccicati, altrimenti non si può lanciare e serve una cosa ingiusta. Abbastanza sicura che sarei andata a un liceo scientifico perché sì, mi piaceva matematica. Hai già pensato cosa farei da grande? Sì. Università? Sì. Cosa? Medicina. Medicina, benissimo. Quindi pensate anche al lavoro voi, più o meno, qualche volta o no? Qualche volta. Qualche volta. E cosa pensi, bene o male? Ancora non ho le idee molto chiare, però diciamo che spero che con l'università si concretizzi. Tu pensi al lavoro? Ogni tanto. Sì, nel senso che ce n'è poco, ce n'è troppo, non ce n'è? Non ho le conoscenze adatte, ma vedere gli andazzo, vedere quello che dicono per TV, telegiornali, noto che c'è una disoccupazione giovanile elevata, da quello che dicono loro, dopo non lo so. E secondo te la scuola è un buon viatico per trovare lavoro oppure no? Dipende dalla scuola, secondo me la scuola che sto facendo io e che sto per finire è una buona scelta, okay. Se no non l'avrei fatto. Ho capito, però questa scuola che stai finendo tu ti porterà all'università. Sì, certo. Inevitabilmente, quindi farai un bel pezzo di vita a scuola. Sì. Ho capito, all'università cosa farai? Ancora non ho le idee molto chiare, ma sono attratto sia dal punto di vista umanistico che scientifico, quindi ho diversi campi aperti. La scuola dovrebbe insegnare a lavorare oppure è una cosa che serve per porre le basi per qualcosa che accadrà prima o poi? Beh, dipende dalla scuola che uno vuole frequentare. Però credo che tutte le scuole dovrebbero porre appunto le basi di una società più equa, più di insegnare a vivere, ecco. Ho capito. La domanda è stupida perché non saresti qui altrimenti, ma la scuola serve o è meglio dopo le medie cercare qualcos'altro? No, secondo me serve come, perché se avessi iniziato a cercare lavoro con la mentalità che avevo alle medie, a quest'ora sarei distrutto, sinceramente. Un'altra cosa. Sì, anche disoccupato. Anche disoccupato probabilmente. Un'altra cosa che secondo me si può prendere in considerazione è quella di pensare se si rimane in questo nostro bel paese o se toccherà fare qualcos'altro. Ma io penso che si possa rimanere benissimo anche qui, se ci sono le condizioni adatte, lavorative. Poi qui in Italia abbiamo anche delle buone università, quindi penso che si possa fare. E secondo te ci sono queste condizioni? Tu dici che ci sono buone università, ma noi formiamo dei giovani bravissimi che poi sfruttano. Sì, si parla di fuga dei cervelli, infatti secondo me è un problema, non so dove si possa andare a finire. Ho capito. Tu hai pensato di andare via? Sinceramente sì, anche perché mi sto allenando molto, sto seguendo molti corsi di lingua, anche per pensare magari un futuro all'estero. Ho capito. Paesi preferiti? Penso quelli di lingua inglese, quindi Inghilterra e Stati Uniti. Beh, sicuramente qui potrebbe esserci un futuro, però dipenderà solo da noi.
E certamente forse è la scelta più facile quella di andare all'estero, perché come sappiamo spesso anche nelle realtà nordiche del nord Europa c'è una mentalità completamente avanzata, però per far cambiare questo paese dobbiamo pensare noi generazioni, la futura classe dirigente, a migliorare questo paese per renderlo, diciamo, avanzato alla pari delle altre nazioni europee e non. Allora, raccontaci questa esperienza cinese che hai improvvidamente nascosto. Beh, allora, è stato bellissimo, ma non solo per la parte della scuola, ma anche per la società. Ho visto un po' come funzionava il mondo là e devo dire che però mi piacerebbe rimanere qua per ora, perché è un ambiente molto produttivo, però preferisco, ecco, di più questa realtà qua, un po' più. Cos'è che non riesci a digerire? Beh, a parte il cibo, che per qualche volta no. Non ho mai avuto problemi con il cibo, se posso dire. Hai mangiato serpenti, scarafaggi? No, serpenti no, ma scarafaggi sì. No, a parte questo, diciamo dal punto di vista della società, cos'è che non... Allora, c'è un po' di controllo sui media, eccetera. Solo un pochino, sì. C'è un po' di controllo. E poi sono molto cocciuti e quindi servirebbe molta pazienza per riuscire ad andare avanti, e a lungo termine può portare un po' di stress, un po' troppo stress, ecco. Però sì, per esperienze di lavoro limitate è una bella occasione, sì. E secondo te il futuro del mondo è cinese? In questo momento è una nazione che si sta evolvendo e velocissimamente, quindi sì, può darsi di sì, però non so, non sono competente in queste cose, sinceramente. Tu invece hai un'altra esperienza molto interessante da raccontare. Sì, quest'estate a luglio sono stata una settimana a Sant'Anna a Pisa, che è una scuola eccellenza. È stata veramente una settimana piena di emozioni, che mi ha permesso anche di crescere anche dal punto di vista per l'orientamento universitario. È stata un'esperienza fantastica, perché siamo stati, all'orientando eravamo più o meno 200 ragazzi provenienti da tutta Italia, quindi ho potuto confrontarmi con diverse realtà. E inoltre abbiamo potuto chiedere direttamente agli allievi che frequentavano il collegio le loro esperienze sia scolastiche, cioè di studi così, ma anche prospettive lavorative per chi vuole rimanere nell'ambito della ricerca. Senti, ma tu, studentessa del Grigoletti, che vai a trovare questi cervelloni cosiddetti, cosa provi? Sono veramente dei cervelloni? Ti senti ai complessi di inferiorità, oppure dici, ma tutto sommato anche il Grigoletti? No, perché alla fine, cioè, parlando così, cioè, sono persone normali, quindi non è che dopo... Sono persone normali... Sì, cioè, diciamo che è stata anche una botta di autostima, perché comunque sì, diciamo che per la settimana, cioè, è stato selezionato, cioè, sono stati selezionati ragazzi da tutta Italia, quindi diciamo che sì. Ci siamo, dai. Giugno della terza, tre di noi della classe abbiamo partecipato a un progetto che si chiama Il cielo come laboratorio. Questo progetto prevedeva un corso di astrofisica condotto da professori dell'Università di Padova. Al termine di questo corso si doveva conseguire un esame e chi lo passava accedeva a 3 giorni, 4, all'osservatorio di Asiago. In questo osservatorio abbiamo fatto principalmente calcoli, per esempio calcoli come la velocità di una galassia attraverso procedure specifiche come Doppler. Insomma, ci siano delle esperienze straordinarie, sì. Ma anche dei ragazzi abbastanza svegli.
Bah, questa è una classe di ragazzi dotati, di ragazzi svegli che hanno voglia. Speriamo che nel futuro riescano a confermare quanto è emerso fino adesso a scuola. Facciamo una percentuale, quanto ci mette il prof e quanto ci mettono loro? Beh, loro ci mettono zero, fanno subito. Il prof ogni tanto invece rallenta, il prof sta andando sempre più piano, loro invece vanno sempre più veloci. Ma è così, ragazzi? No, non credo che sia così. No, no, no. Professor De Blasio, allora dicevo, il Grigoletti è un luogo di larghe vedute, soprattutto per gli spazi che ci sono, ma anche di tanto colore. Non ho visto tanto dalla scuola del mosaico di Spilimbergo, la più colorata delle scuole, questa qua. Però dietro c'è un progetto e c'è un pensiero. Sì, c'è un progetto che originariamente era stato fatto assieme al professor Tessadori, che piacere di ricordare, è scomparso l'anno scorso. Quello di riportare appunto il fare manualmente, il laboratorio d'arte all'interno di una scuola scientifica, all'interno di un liceo scientifico, così come lo era negli anni passati. Direi che l'esperimento in linea di massima è completamente riuscito. I ragazzi sono stati più che maturi nell'impostare le cose, hanno sviluppato incredibilmente un senso di appartenenza ai luoghi, un senso di gruppo nel progettare, nel fare le cose al di là di ogni aspettativa, per cui è un'esperienza sicuramente da non disperdere. Certo, ma non è soltanto un fatto estetico, per l'appunto, diventa parte dell'essere del Grigoletti. Sì, sì, essenzialmente è una questione didattica e poi il fatto che i ragazzi in questa maniera, gli studenti in questa maniera, in qualche maniera si appropriano di spazi che sennò sarebbero così anonimi, vissuti anonimamente. In questa maniera credo che loro lo vivano in maniera più personale. E c'è un'esaltazione della creatività che ha degli esempi come questo, no? Certo, questo. Sì, questa è una bellissima idea di un gruppo di ragazzi, di una terza. Tra l'anamorfosi così e il murales, perché si ha la percezione di questo viso nella sua completezza soltanto guardandolo dallo spigolo, e questo è un progetto che è stato fatto completamente in autonomia attraverso una ricerca iconografica naturalmente da un gruppo di ragazzi, e il risultato, come vedete, mi sembra. Quindi scienza e arte vanno a braccetto tranquillamente. Assolutamente, così come il linguaggio dell'immagine, il linguaggio artistico, è il linguaggio per eccellenza primario, insomma. Grazie, prof. Ci spieghi cosa sta nascendo qui? Sì, è un'idea per rappresentare le due parti della scuola, quindi linguistico, che ancora deve essere ultimato, dove ci sono scritte in varie lingue, esattamente, e da questa parte stavamo pensando di fare delle varie formule matematiche, comunque di fisica, che rappresenta la parte scientifica del liceo, e mentre al centro, insomma, c'è una testa con degli ingranaggi che dovremmo finire. Ho capito, il progetto chi l'ha pensato, come l'avete condiviso, cosa avete fatto? Allora, è stata una cosa condivisa comunque, in realtà è un'idea che ho preso da mio papà, che era un'idea che aveva fatto anni fa, ma alla fine l'abbiamo condiviso tutta, è stata una cosa insieme, insomma l'abbiamo messa insieme tutti. Professoressa Pavan, ci introduca a questa classe. Allora, questa è una prima scientifico CLIL, e per accedere a questa classe i ragazzi a fine maggio, inizio giugno, hanno fatto un test di inglese su materie, cioè non proprio di lingua, ma inglese applicato a scienze nelle varie materie, e i primi 28, che sono loro, sono riusciti ad accedere a questa classe. Adesso andiamo a scoprirli. Adesso mi dici com'è che sei arrivato qua? Allora, all'inizio sono stato obbligato dai miei genitori, però dopo ho capito che questa era la scelta giusta per me perché soddisfa le mie richieste nell'ambito scolastico. Quali sono le tue richieste nell'ambito scolastico? Un ambito scientifico
unito però anche alle materie umanistiche. Ho capito. Una richiesta potrebbe essere una ricreazione di un'ora, potrebbe essere una richiesta, una richiesta interessante. Tu come sei arrivata? Allora, io volevo unire l'inglese alle materie scientifiche perché più che altro avrei fatto lingue, ma mi piaceva solo l'inglese, quindi ho deciso di fare il CLIL. Ma allora, chi ti ha spinto, chi ti ha aiutato a scegliere? No, in realtà ho scelto abbastanza da sola. I miei genitori mi hanno introdotto al Grigoletti e da lì io ho deciso di fare il Grigoletti. Ho capito. Qualcuno che sia stato consigliato dagli amici, per esempio. Io sono venuto al Grigoletti perché la mia amica, il mio amico, eccetera, eccetera, fa il Grigoletti. Perché di solito funziona così, tante volte. O sbaglio? Io conosco questo ragazzo che ho scoperto che appunto faceva il CLIL, mi ha parlato di questo indirizzo e poi visto che comunque era indecisa tra linguistico e scientifico, quando ho scoperto che esisteva un mix ho scelto di farlo. Il ragazzo è parente? No, è un amico che è in seconda qui al CLIL. Mi piace l'inglese e al posto di fare corsi extrascolastici e siccome volevo fare anche il liceo scientifico ho trovato un'opzione che potesse soddisfare tutti. Il traguardo è abbastanza lontano, ma tu cosa farai da grande? Non lo so ancora, però ero sicura di fare l'università e quindi ho deciso di fare un liceo, poi vedrò. Certo. Tu invece da grande? Io sempre non sono molto sicura sul futuro, però pensavo un po' di entrare nell'ambito della medicina. I professori ci hanno aiutato nel primo periodo, però ho notato che si lavora molto di più e rispetto alla scuola media è molto più difficile. Ma come sono i compagni qua? Compagni, il primo giorno ci siamo trovati subito bene, almeno io non vedo che ci siano discriminazioni o altre cose, quindi andiamo. Ma ci sarà qualcuno che ti sta su, o no? Per il momento no. Non è una nuova frontiera, è la LIM, la lavagna interattiva, e aiuta però nella didattica. Professoressa Ziraldo, come insegnate l'inglese? Allora, come insegniamo l'inglese all'interno dell'istituto? Penso che sia come nella maggior parte delle altre scuole in Friuli Venezia Giulia, perché diciamo che siamo il fiore all'occhiello, così dicono anche i formatori di lingua inglese. In questa scuola vari insegnanti utilizzano la didattica attiva, come vedete in questa classe c'è la disposizione ad isole, banchi da quattro, per fare quella che si chiama la flipped classroom, cioè la classe capovolta, che sinceramente non è nulla di nuovo, perché nell'insegnamento delle lingue straniere, non solo delle lingue inglese, la didattica prevede una partecipazione attiva da parte dei ragazzi. Non è come ai vecchi tempi dove la parte della speaking o della collaborazione tra ragazzi era molto limitata. I ragazzi spesso devono lavorare insieme e devono svolgere delle attività di ricerca o di presentazione, cioè loro a loro volta diventano insegnanti dei loro. Ho capito. Ma la LIM per esempio ma aiuta oppure che ne so, distoglie l'attenzione forse qualche volta, non lo so. Allora, secondo me dipende come viene usata la LIM. Io ne faccio uso per far sì che i ragazzi costantemente possano vedere il dizionario nel momento in cui io uso termini che penso che loro non sappiano e quindi proietto direttamente dal dizionario, da internet, e quindi i ragazzi possono vedere, oppure ci sono dei video da far vedere, anche se nella didattica della classe capovolta si preferisce che i ragazzi vedano i video a casa e di conseguenza io uso una classe virtuale con i ragazzi che è condivisa e quindi i ragazzi a casa vedono i materiali che io carico e quando vengono in classe devono lavorare sui video che ho condiviso, sui materiali che ho condiviso. Dopo ovviamente ci sono anche la lavagna interattiva dovrebbe essere usata in modo particolare dai ragazzi, cioè i ragazzi dovrebbero venire alla lavagna e fare anche loro l'uso. No, io sinceramente lo faccio poco perché come vedete ci sono tanti allievi, lo spazio è limitato e di conseguenza non riesco sempre a far muovere i ragazzi come sarebbe ideale fare. Sì.
secondo la mia modestissima opinione, questo metodo qui comunque aiuta molto gli studenti, perché siamo costretti comunque a interagire tra di noi, a dire le nostre idee, comunque a pensare in un'altra lingua, che è una cosa che apre molto i punti di vista e comunque la mente, perché si è costretti appunto a vedere la realtà in modo diverso, e generalmente comunque bisogna pensare di più, e pensando già è un esercizio, in più in un'altra lingua si evolve la cosa. Ho capito. Senti, mi incuriosisce la questione del lavoro che fate a casa sui video che vi posta l'insegnante. Come funziona? Dobbiamo guardare i video generalmente, e poi rispondere magari a delle domande, oppure scrivere le nostre osservazioni, magari appuntarci delle parole che ci hanno colpito, delle parole che magari non conoscevamo, poi chiediamo il significato in classe, oppure anche frasi, non solo parole, comunque che ci hanno colpito. Molto bene, sentiamo qui, funziona sta cosa? Certamente funziona, ed è un metodo molto efficace per insegnare una lingua straniera. Soprattutto è utile il proiettare le parole nuove su un dizionario inglese online, che è sempre molto aggiornato e preciso. Ho capito, ma non è che con questa storia siete sempre a scuola, anche se state a casa? Non è che siamo sempre a scuola, semplicemente, giustamente, dobbiamo fare i nostri compiti e quindi ci impegniamo anche a casa. Non è che ci occupa tutto il pomeriggio, però comunque abbiamo anche a casa i nostri compiti da svolgere, come in classe. Ho capito. La mia generazione, quindi 3 secoli fa, viveva di canzoni, di qualche film sottotitolato, eccetera, eccetera. Voi l'inglese lo percepite praticamente a ogni angolo di strada, è tutto più facile, o sbaglio? Sì, abbastanza. Comunque veniamo aiutati appunto dai professori in questo percorso con l'inglese, anche guardando film oppure semplicemente la TV, eccetera, siamo aiutati appunto in questo percorso con l'inglese. Concerne i progetti che sono definiti progetti di potenziamento per le lingue straniere, abbiamo, come in tutte le scuole oramai, il potenziamento pomeridiano, che è condotto da docenti madrelingua che vengono a insegnare ai ragazzi le certificazioni ormai note a tutti, che sono quelle del First Certificate o del Cambridge Advanced. Ecco, abbiamo la fortuna che riusciamo ad arrivare anche fino al Cambridge Advanced, che è un livello abbastanza alto, direi, come traguardo di apprendimento nella lingua straniera inglese. Dopo ovviamente ci sono certificazioni fatte anche in spagnolo, in tedesco e anche in russo. Quest'anno c'è la novità che partirà all'interno del nostro liceo anche l'insegnamento del cinese, in collaborazione con l'associazione di Padova, che manderanno ovviamente un docente nel nostro istituto a fare questo avvio della lingua cinese. Ci sono vari progetti, ci sono stage, ci sono scambi, in modo particolare in lingua tedesca. Le colleghe di tedesco sono molto attive all'interno del nostro istituto per quanto concerne gli scambi, e tutti i colleghi organizzano degli stage all'estero. Poi, a partire da quest'anno, c'è una novità, se si può dire novità, che abbiamo cercato di emulare quello che altre scuole in Italia, in città più grandi rispetto a Pordenone, di conseguenza con maggiori possibilità, diciamo, abbiamo lanciato questo progetto che si chiama IGCSE. GCSE sta per General Certificate of Secondary Education, che sarebbe la certificazione che i ragazzi in Inghilterra fanno a 16 anni, quello che un tempo si chiamavano gli O-Levels, che adesso sono stati sostituiti. C'è la I avanti perché sta per International. Questa certificazione noi l'abbiamo lanciata quest'anno di pomeriggio, perché la mattina noi abbiamo già una sezione dei ragazzi che avete appena intervistato, che è la sezione CLIL, quindi per dare a tutti i ragazzi la possibilità, coloro che sono interessati, di frequentare una materia in lingua inglese, abbiamo messo il pomeriggio questa specializzazione, diciamo, e la offriamo in matematica, fisica, inglese come lingua seconda, e a partire dal prossimo anno cerchiamo anche
anche di lanciare biologia, storia e letteratura inglese. Legge almeno un quotidiano al giorno. Alzi la mano. Quotidiano in cartaceo no, però ho l'abbonamento all'internazionale, quindi una volta a settimana quando arriva la rivista leggo. Vediamo se leggono un quotidiano digitale. Beh, è già consolante, perché la domanda successiva era dove vi informate delle questioni di politica? Per esempio tu? Anch'io leggo il giornale digitale. E mi vengono le notizie ogni giorno e io di solito le leggo la sera. Ho capito, ma ti occupi di politica? E leggo le notizie che mi interessano. Se vedo un titolo accattivante lo leggo. Va bene, la politica mi pare che non sia proprio nelle tue corde. Tu? Ma politica no, generalmente no, però attualità sì. Io direi di sì, cioè leggo molto di politica e di solito leggo il Sole 24 Ore, più che altro per l'economia, o il Gazzettino e il Messaggero. Io di solito quando posso la sera leggo online o La Stampa o il Corriere della Sera, qualche volta di solito durante il weekend anche li compro cartacei, altrimenti dovunque in rete se vedo qualche notizia non mi importa la fonte, la leggo lo stesso. Ecco, la domanda era non quella a cui ha risposto lui, ma dove ti informi di politica? Se ti informi di politica? Sui siti online, ad esempio leggo spesso il politico.ue o Euronews, o comunque seguendo anche da altri siti online. E tendenzialmente su siti, però alcune volte chiedo anche ai miei genitori se magari se riescono a spiegarmi delle cose specifiche o comunque che trovo difficoltà a capire. A scuola parlate di politica? A scuola non parliamo di politica e io personalmente mi informo su forse metodi più inconvenzionali come YouTube, come siti come Breaking Italy che fanno una rassegna stampa giornaliera e dopo mi approfondisco le fonti che mi interessano su giornali. Ho capito, di politica quindi qui in scuola non si parla? Boh, dipende molto anche dal professore che si ha per materie come storia, filosofia. Noi per esempio ogni tanto parliamo di politica. Ho capito. Assemblee ne fate? Assemblee studentesche? Sì, ne facciamo, però... I temi quali sono? Allora, o si guarda diciamo un film e poi si dibatte sul tema proposto nel film, oppure c'è temi di attualità tipo, cioè non, che non riguardano però la politica. E di politica appunto, come diceva l'altro mio compagno, dipende dal professore. A noi capita qualche volta di dedicare delle ore con la prof di italiano a dibattito su temi di attualità, di politica. Adesso che era venuto fuori la proposta di legge per dare il voto ai sedicenni abbiamo parlato di quello. Ecco, lì volevo arrivare. Però prima mi nascondete una cosa importante: voi avete fatto il Parlamento e quindi cioè... È stata sicuramente un'esperienza molto formativa, anche perché abbiamo imparato ad avere un nuovo approccio nei confronti delle tematiche, delle problematiche che riempiono sia la nostra vita che la vita di tutte quante le persone a livello europeo. Infatti iniziare ad avere una visione che non è più solo quella italiana ma quella europea è stato uno spunto per capire che le nostre possibilità e appunto la nostra visione delle cose deve essere più ampia. Ho capito, Europa sì, Europa no? Europa è dire. Io direi Europa sì. La questione del voto ai sedicenni. Intanto cominciamo a chiederci chi è d'accordo e chi no. Tu cosa ne pensi? Beh, allora abbiamo notato che ci sono molte più persone che sono contro il voto dei sedicenni. Perché comunque, come abbiamo visto, anche all'interno della nostra scuola non c'è molta informazione per ciò che riguarda la politica e quindi è molto difficile prendere posizione se non si è informati, dal mio punto di vista almeno. Il tuo punto di vista ti dice che è giusto o no? Dal mio punto di vista non è giusto, almeno per le condizioni di conoscenza che ci sono al momento in Italia o comunque tra i giovani. In realtà spesso dipende, anche fra gli adulti è molto diffusa la disinformazione. Dunque il problema di base è la disinformazione. Anche se i giovani fossero informati,
Io direi forse anche di sì, ma il problema attualmente sta anche negli adulti. Ho capito. Voi cosa pensate? Magari puoi farlo correre quel microfono. Personalmente credo che in questo momento nella società italiana non ci siano le possibilità o le prospettive per aprire la possibilità di voto anche ai 16 anni, nonostante comunque molti della nostra età abbiano capacità maggiori di comprensione rispetto anche ad adulti o di informazione rispetto ad adulti, ma in questo momento con il sistema educazionale che non ci prepara e non ci informa sulle questioni attuali, non lo vedo una possibilità in questo momento. Sentiamo qualche voce, se c'è qualche voce dissonante. Anch'io personalmente sono contro? Ma no, anche perché, cioè soprattutto perché per essere in grado di votare a 16 anni uno deve cominciare ad informarsi già verso i 14, se non prima, ed è troppo presto. Ecco, ma se non si vota a 16 anni, come fa un giovane a incidere nella vita complessiva, non dico del paese, ma della sua comunità, del luogo in cui vive? Cioè, il vostro impegno in cosa si potrebbe estrinsecare, viene da dire? Ad esempio, nell'aiuto all'ambiente, a delle problematiche insomma che ci riguardano da vicino. Infatti l'esempio di Greta Thunberg secondo me è un buon esempio, anche se ok, il movimento dei giovani che protestano, però non vedo grande impegno a favore di questa tematica. Quindi anche da questo punto di vista c'è tanta disinformazione e tanto anche disimpegno. Ho capito. C'era un tale, mi pare fosse presidente degli Stati Uniti, che diceva: non chiederti cosa il paese può fare per te, ma cosa tu puoi fare per il paese. Tu cosa puoi fare per il paese? Secondo me, per quanto riguarda il voto ai 16 anni, io sono contrario. Sì, è per quanto. È perché sono contrario, e per prepararsi, secondo me, per fare qualcosa per il paese, è necessaria una preparazione prima per poter affrontare con una maggiore maturità il voto successivo ai 18 anni. Ho capito. Questa cosa di Greta Thunberg è abbastanza interessante. Secondo voi è normale che gli adulti si mettano sostanzialmente a venerare una sedicenne mentre hanno avuto tutto il tempo, tanti anni, ma tanti per fare le cose? È vero che hanno avuto tutto il tempo negli anni precedenti, un po' forse qualcuno, cioè più che altro chi è in politica sicuramente, mi auguro di no insomma, ma la gente comune magari un po' per disinformazione, un po' perché non si interessava ancora alla problematica. Difatti è diventata quasi una situazione virale questa, nel senso, nel momento in cui lei ha fatto il suo discorso al G8 è diventata, cioè è esploso praticamente il web, su ogni social c'erano video su Greta, parlavano del suo discorso, e da lì molta gente ha iniziato a interessarsi, e probabilmente anche in politica si è visto che c'era un interesse da parte del popolo, insomma delle persone, verso questo tema, e allora si è deciso che forse era il momento di iniziare a far qualcosa. Cioè deve averli anche un po' scioccati il fatto che sia venuta una ragazza di 16 anni a quasi ad aprire gli occhi su cose che comunque già sapevano, ma probabilmente nascondevano sotto il cuscino della serie. Sotto il cuscino. Tu cosa pensi? Ma secondo me la bravura di Greta sta nel fatto che appunto abbia creato un personaggio che fa scalpore. Secondo me i grandi politici lo sapevano già, sapevano già delle problematiche dell'ambiente, solo che adesso crea tanto movimento una figura di una ragazzina di 16 anni che crea questi movimenti di manifestazione, e quindi queste folle di ragazzi che protestano fanno sicuramente più effetto di alcuni scienziati che dicono le varie problematiche dell'ambiente. Ho capito. La questione però è anche questa. Secondo me il fatto che ci sia questa possibilità di avere delle questioni virali, come appunto la questione dell'ambiente eccetera eccetera, agevola la possibilità di partecipare dei giovani alle dinamiche politiche. Ma fino a che punto? E fino a che punto i giovani sfruttano questo tipo di... Prego, poi ci sei tu, prego. Beh, personalmente credo che ci siano diverse possibilità per noi ragazzi di cittadinanza attiva, e non solo l'esempio già prima citato del Parlamento Europeo Giovani, ma anche le numerose attività di rappresentanza studentesca, quali rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o nella Consulta Studentesca o nella Consulta Regionale, e comunque diverse attività di volontariato che coinvolgono i giovani in prima linea per dare una dimensione alla realtà locale che noi in cui ci troviamo,
e dunque credo che dovrebbero essere ancora più implementate e potenziate per darci ancora maggior possibilità di effettivamente avere un impatto sulla nostra società. Io credo che questi movimenti a livello globale di giovani che si muovono convinti di un'idea, convinti di poter portare la propria voce all'interno del mondo siano sicuramente qualcosa di positivo e aprono la visione dei ragazzi all'interno delle problematiche globali. E per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la situazione a Pordenone, vedo che ci sono tantissimi ragazzi che si impegnano, che comunque partecipano o comunque vogliono dire la loro. La cosa che più apprezzo anche del movimento Fridays for Future, perché si parla più che altro di questo, è il fatto che comunque tantissimi giovani si uniscono e si uniscono per una problematica che è va oltre la politica, cioè non si parla di uno schieramento politico, ma si parla di giovani preoccupati per il proprio futuro che si uniscono a livello mondiale e che chiedono a gran voce di essere ascoltati, e quindi questa è una cosa molto molto positiva. Solo che si tratta comunque di una grande massa che si muove, di una grande massa che parla, e quindi c'è il rischio che l'idea di base, l'idea da cui partiva questo movimento, cambi o venga comunque perda valore. Io principalmente non sono d'accordo sul fatto che abbiamo una visione di vedere tutti questi ragazzi che hanno aderito al movimento per il cambiamento climatico, ad esempio, come se fossero tutti egualmente motivati, perché non lo sono. Il movimento è partito da un gruppo di ragazzi che sono effettivamente motivati e non sono lo studente medio, sono degli studenti che hanno delle capacità in più e hanno deciso di andare a svolgere questo compito in più. Poi chi va a partecipare agli scioperi? C'è una grande porzione che non lo fa perché effettivamente crede in questa cosa, lo fa perché è stata guidata. Quindi c'è anche c'è una problematica di identificare questa distinzione. Molto interessante. Vediamo, tu stai annuendo, quindi evidentemente dovresti essere d'accordo. Sì, sono d'accordo. E dopotutto, tornando indietro al voto dei 16 anni, sono convinto che se si rendesse una cosa vera questa qui, se venisse approvata questa proposta, poi comunque, indipendentemente dall'istruzione di una persona, seguirebbe comunque quello che i propri genitori farebbero, e quindi alla fine non cambierebbe molto. Ho capito. La questione che pone la vostra amica però è interessante. Quanta consapevolezza hanno i ragazzi d'oggi delle problematiche che vengono veicolate sostanzialmente dai social, perché di questo si tratta, e quanto invece è seguire l'onda perché è moda, perché va bene, perché magari a scuola si sta un po' peggio che fuori, magari in primavera. Ecco, l'ha buttata lì così, senza absit iniuria verbis. Beh, dal mio punto di vista dipende dalla persona. Come avevano detto i miei compagni prima, in alcuni casi abbiamo degli studenti che si interessano molto e quindi anche sanno molto, in altri casi abbiamo studenti semplicemente che hanno una conoscenza superficiale o totalmente assente, quindi dipende da caso a caso. Personalmente io ritengo che la maggior parte delle persone della mia età hanno una conoscenza superficiale o del tutto assente, non posso dire che hanno una conoscenza profonda dei vari temi che possono anche interessare alla nostra fascia d'età, ecco. Io, a differenza della mia compagna Chiara, penso che in realtà questo movimento sia in qualche modo anche politico, e ciò che mi stupisce, parlando sempre dell'effettiva consapevolezza che noi giovani abbiamo del problema, mi stupisce di come molte persone, molti miei compagni, miei coetanei, appoggino magari questo problema, lo riconoscano e ne siano fortemente preoccupati, ma poi quando si tratta di esprimere un'opinione politica, quindi di un partito, eccetera, si schierino magari con chi dimostra di non avere interesse o a cuore questi temi e queste problematiche, e quindi a volte mi chiedo come facciamo, cioè perché noi appoggiamo certe cose e poi di fatti quando si tratta di traslarlo sul piano più puramente politico, quindi di partito, non siamo coerenti. Non siamo coerenti. Beh, la domanda mi pare interessante, è molto interessante. Secondo me questo avviene anche perché, come aveva già detto
mia compagna, una buona parte di quelli che aderisce a queste manifestazioni, questi scioperi sul clima, non condivide o comunque non ha riflettuto tanto quanto chi le ha organizzate, chi le ha proposte, come potrebbe essere Greta Thunberg o anche chi le organizza in modo locale, sul tema dell'ambiente. Non è preoccupata veramente, ma è una cosa che fa più perché lo fa la massa. A livello politico, anche attualmente, osserviamo una forte polarizzazione, ma contemporaneamente una grande confusione. Infatti stanno crollando le definizioni classiche che abbiamo di destra e di sinistra, e non solo all'interno dell'Italia ma anche a livello di Unione Europea. Infatti vediamo piccoli partiti che si stanno schierando anche diversamente. Beh, e dunque la situazione anche governi così come fosse cambiare i calzini. Ed è molto confusa, e dunque è anche difficile stabilire chi è questione ambientale e chi è contro. Ma la domanda delle domande che dovevo fare all'inizio, secondo me, è ma vi interessa la politica oppure... Cioè, perché non vedo questo grandissimo entusiasmo che accompagna il dibattito? Personalmente a me la politica interessa molto, come ha già nominato il mio compagno. Ci sono delle attività di rappresentanza studentesca di cui ci viene data l'opportunità di fare parte, quale la Consulta degli Studenti, che è un'organizzazione ministeriale, quindi è riconosciuta dal Ministero, e che quest'anno mi ritrovo a presiedere la Consulta di Pordenone, e abbiamo la possibilità di andare a fare delle modifiche sulle leggi riguardo al diritto allo studio e tutto quello che riguarda quindi la politica giovanile. E quindi secondo me abbiamo questa possibilità di essere incisivi, solo che tante volte non ne abbiamo la conoscenza, perché la Consulta, ad esempio, a livello di istituto è molto poco conosciuta. C'è purtroppo anche in dirigenti o in alcuni docenti che non hanno idea di cosa sia questo organo. Sono d'accordo con la mia compagna. Penso anche che sia un po' un controsenso dire non mi interessa la politica. Ok, abbiamo visto che tanti non si informano, però politica è tutto quello che ci circonda. Non è solo il partito, la politica è veramente esattamente. È la vita. Abbiamo uno studente fuori corso che vuole intervenire, venga. Venga. Ripetente. Mi piacerebbe fare un'osservazione. L'osservazione. Prima, il primo per quello che riguarda il voto, io direi, vedendo ragazzi così che si informano e si interessano di politica, darei il voto, anche se fondamentalmente sarei contrario, perché sono molti adulti che votano con meno cognizione di causa della loro. Secondo? Prima. Secondo, il fatto della rappresentanza e delle manifestazioni di Greta sul clima eccetera eccetera, non condivido le osservazioni che gli adulti fanno, tipo anche Cacciari, con tutto rispetto per il filosofo Cacciari, che snobba, dice non sono gli studenti. Allora se gli studenti partecipano e dicono la loro, non contano niente perché sono gli scienziati che devono parlare. Se non partecipano sono criticati perché non partecipano. Allora qual è la posizione che noi adulti abbiamo nei loro? È una deriva giovanile che ha il nostro amico, e se torna ai tempi dell'assemblea. La politica, torniamo alla politica, interessa o non interessa? Perché il discorso che fanno i vostri colleghi, li facevamo anche noi qualche secolo fa, dice noi sì che siamo bravi perché facciamo parte dell'assemblea, facciamo questo. Gli altri quando c'è lo sciopero vanno al bar, se non c'è il bar c'è la passeggiata, se non c'è la passeggiata c'è l'amorosa e via. No, io credo come Giulia dice che la politica debba interessare tutti, e per questo credo che tutti gli indirizzi debbano avere almeno un'ora di diritto, in modo tale da poter dibattere in classe con gli altri e confrontarsi su questi argomenti, perché... Anche tu? Sì, anch'io sono d'accordo su quello che ha detto sull'ora di diritto, perché io arrivato in quarta superiore non ho fatto neanche mai un'ora di diritto, e se non mi informo per i fatti miei so poco o niente di politica a livello grande. A livello locale sì, ci sono le associazioni studentesche che non sono conosciute da tutti, però per quanto riguarda il diritto e la politica a livello nazionale o europeo, molti compagni miei o di altre classi, ma comunque che tra poco potrebbero votare, sanno poco o niente. Quindi l'estendere, anche tornando al discorso di prima, il voto ai sedicenni, senza avere questa formazione prima, quindi senza avere
anche banalmente solo un'ora scolastica non porterebbe a niente, solo aumenterebbe la disinformazione e il condizionamento del voto da parte dei genitori o di quello che si legge in giro appena si trova qualcosa che potrebbe sembrare serio. Il Grigoletti cos'ha? 1200 oltre 1500 studenti. Quanti si occupano di politica? Quanti seguono la consulta? Quanti sono così impegnati da poter dire qualcosa? Chi mi risponde? Secondo me pochi, però è bello da parte della scuola e da parte dello Stato offrire, come già detto, ai giovani opportunità per informarsi, perché è vero che ognuno si può informare da sé, però pochi lo fanno, e se la scuola offre opportunità sia come l'ora, non tanto penso di diritto quanto anche di attualità in cui si possa discutere e dibattere su temi sbilanciandosi sia ai prof sia agli insegnanti, sarebbe una ventata d'aria molto gradita, secondo me. Un tempo, quella volta là, quando eravamo nelle grotte, facevamo la lettura dei giornali in classe, che è una cosa che fate ancora? No, assolutamente. Sono spariti i giornali? No, per quello no, però probabilmente perché si sta correndo tantissimo e non è una cosa che principalmente sembra interessare e quindi si sta bypassando. Per esempio noi al biennio facevamo la lettura dei giornali in classe, facevamo l'analisi critica dei giornali, quindi anche per esempio il campo semantico utilizzato e quindi si capisce da che parte sta il giornalista. Secondo me manca più che altro un gruppo di associazione per i giovani, perché la consulta, che ci sono due rappresentanti, ma la cosa finisce lì, e mentre altri gruppi sono meno conosciuti. E secondo me a Pordenone, che è una città che non è piccolissima ma non è neanche grande come Milano, mancano appunto questi gruppi che si potrebbero creare, e secondo me molti giovani avrebbero piacere di prendervi parte. Io personalmente, come tanti di noi qua, partecipiamo al Parlamento Europeo Giovani, che è un'esperienza che in altre scuole, quindi dintorni, Pordenone o anche Sacile, non lo fanno, e cioè è un'opportunità, diciamo, davvero grande, cioè per noi studenti, per informarci e, diciamo, sensibilizzarci. Sbaglio se dico che la cosa che manca di più è l'informazione, tutto sommato. E dall'informazione ne scende una certa consapevolezza, che è quella che poi permette di organizzarsi. Non ci si organizza più probabilmente con i gruppi come sollecitava la ragazza, ma con i gruppi virtuali, che sono i forum, le chat, WhatsApp, Telegram, tutte queste cose qua. Ma direi che la filiera può essere questa. Sono d'accordo che quello che manca è l'informazione, ma soprattutto anche un disinteressamento da parte dei politici di adesso verso i giovani. Nel senso, io vedo più dei politici che si rivolgono ad un popolo più vecchio, diciamo, e non abbiano un occhio di riguardo per noi giovani. Concordo su questo punto di vista, infatti più che il voto ai 16 anni offrirei una no, una maggior possibilità di informazione, perché comunque alla base, al di là che tu andrai a votare 16, 18, 25 quando sarà, ti serve l'informazione, quindi punterei più su una sensibilizzazione al tema che su effettivamente dare il voto, anche perché comunque i politici di adesso tendono a fare più presa sulle vecchie generazioni, perché comunque il loro consenso ce l'hanno, i loro temi li sono rivolti a loro, li comprendono, e l'interesse per i giovani secondo me è quasi fiorito all'improvviso con Greta, con i Fridays, è una cosa quasi recente e sembra più che vogliono dare il voto ai 16 anni per cercare di ottenere più voti, quando secondo me c'è bisogno di, perché nel senso, offrire quasi un'importanza a quella che è la sensibilizzazione del giovane verso la politica. Secondo me l'informazione non è che è troppo assente, nel senso, l'informazione è anche presente ai giorni nostri, quello che forse davvero manca è l'interesse di una grande fascia dei giovani verso questa informazione, verso l'utilizzo di questa informazione, che deve nascere ed essere coltivata già da un'età precedente rispetto alla nostra fascia d'età. L'informazione c'è, i giornali ci sono ancora, internet c'è, più di tanto non c'è una grandissima censura, però manca l'interesse, secondo me, perché dalla mia esperienza personale manca proprio l'interesse, oppure si prende il mondo della politica e se lo mette da parte, semplificando tutto in modo che nuoce anche poi alla esperienza personale
di quella persona che fa questa azione, quindi per me deve nascere l'interesse e deve essere coltivato nel tempo, altrimenti tutto ciò non avrebbe senso. Io, a proposito di questo interesse, vorrei aggiungere che comunque impegnarsi nella politica nel momento in cui si è cittadini attivi di un paese dovrebbe essere un dovere, anche lo è effettivamente, e per questo non voglio né schierarmi assolutamente contro né assolutamente pro alla questione del voto ai sedicenni o questioni simili, semplicemente credo che anche persone che secondo la legge hanno diritto di votare dovrebbero sicuramente impegnarsi e informarsi di più.